nostro viaggio è iniziato il giorno 8 dicembre. Il 7 dicembre, venerdì sera, abbastanza tardi, finalmente il furgone era pronto, è uscito dall'officina di Seelover. Quindi abbiamo passato la notte e l'8 dicembre la mattina siamo partiti finalmente in direzione Spagna. Dopo 15 ore di viaggio siamo finalmente arrivati alla nostra prima tappa, Oliana. Al nostro risveglio abbiamo già subito trovato i nostri amici e nonostante la stanchezza del viaggio adesso andiamo in falesia a divertirci, a scalare in compagnia. Il tempo è ottimo, quindi a scalare. Giobla è una via di circa 45-50 metri nel muro centrale, nella parte centrale a destra dove ci sono vie famose come Papiciulo o Pachamama. È una linea super logica e praticamente è una partenza diretta di un 8B+ che esisteva già, però fondamentalmente la linea è molto più logica. Sì. Sicuramente sfrutta la parte più compatta di questo tratto di roccia, aumentando decisamente la difficoltà. È stato bello anche confrontarsi e comunque fare insieme dei tentativi sulla via, anche per trovare fuori le soluzioni migliori e scambiarci delle informazioni sul tiro. E è stato molto positivo e molto motivante, nel senso ogni tentativo era, tra virgolette, un andare sempre più avanti e insieme procedevamo. Cadevamo sempre più alti sul tiro finché non siamo riusciti a realizzarlo entrambi. Infatti il duro della via, alla fine della sezione centrale di resistenza, c'è un blocco un po' più duro, diciamo, il crux della via, e la facevamo in due modi diversi. Silvio praticamente, vabbè, usando questo... Sì, cercavo di comunque sfruttare magari anche la mia altezza e cercavo Esatto. di prendere questo piatto e poi fare questa sezione più statico Io possibile. invece ho molto steso a prendere il piatto, quindi ho deciso di usare, diciamo, sotto il piatto c'è cioè un piccolo monodito,
a me i monoditi piacciono molto, me lo sentivo abbastanza bene, quindi prendendo il monodito saltavo direttamente alla zanca buona. Ognuno... Sì, è bello anche osservare queste differenze di stile o comunque vedere le differenze. Ognuno cerca il proprio metodo più... comunque per spendere meno energie, economico. Allora, Gabriele lo conosco da tanti anni, siamo conosciuti in Italia, non è che ricordo bene dove, però tantissimi anni che ci frequentiamo. Qui in Catalunya credo che sia già il quinto anno che tutti i Natali ci incontriamo, arriva sempre con amici del Trentino dove vivo io adesso. E abbiamo sempre passato bellissime giornate, divertendoci, tutte le sere feste. E quest'anno ho incontrato Gabriele insieme a Silvio e con loro anche l'altro amico Mauro. Certo, più belle giornate, oltre che scalare, sono sempre serate in furgone, cene tra amici, birre a Sganaway. E, insomma, un divertimento puro.
Vai ancora. Alza un po' i piedi. Molto emozionante, è stato più difficile tenere, cioè gestire la tensione, nel senso le persone ti dicevano ora lì la presa, questo quell'altro, che non la vera fatica, una via veramente stupenda, se hai una buona resistenza ci sono tantissime decontrazioni, comunque è una via che puoi gestire dall'inizio alla fine, però sono soddisfatto di questa salita al primo colpo di questo 8 ciclo. Han sido unos días muy buenos que he pasado con mis amigos italianos, Gabri y Silvio, aquí en Oleana y también unos días en Margalef. Y ha sido un placer verlos escalar y compartir con ellos las comidas y el día a día. Conocí a Gabri hace unos cuantos años ya, cuando probaba Acción Directa, un año antes que la hiciera, y quedé muy impresionado de su nivel, de su fuerza, sobre todo en el bloque. Y Silvio no conocía, pero también me dejaba muy impresionado su nivel de escalada. Realmente dos buenos escaladores y dos mejores personas. Vabbè, me ne aveva già parlato
gli anni scorsi Daniel Jung, che dopo aver fatto l'Ola Corbin si era calato in top rope e aveva iniziato a pulire qualche presa e mi aveva detto piacerebbe chiodarla, poi vabbè non avevo il trap, non ho avuto più tempo e quest'anno sono tornato alla linea ancora vergine, quindi visto che avevo dietro il trap e gli spit ho deciso di piazzare questi 5 spit e la via è diventata bellissima, a mio parere, una delle più belle qua a Siurana, perché a parte che segue questa linea perfetta, logica, su Raccia Blu, e poi secondo me diventa proprio una via molto più completa rispetto all'Ola Corbin. L'Ola Corbin parte da un 7B+, che c'è sulla destra, che fa una fessura, e poi da lì fa una traversata strana, e un pezzo di roccia grigia su abbastanza tecnica, un po' di dita sull'8A+, 8A+, e poi c'è il bombe finale dove c'è il bull finale che sta sul 7C di blocco. E invece la parte che ho chiudato io, penso che a sé stante potrebbe essere già sull'8B+, molto di dita, e vabbè, una partenza abbastanza facile su roccia un po' non di massima qualità, tipo 2 spit su roccia arancione un po' che si rompe, però comunque l'ho pulita abbastanza bene. E poi c'è subito una sezione molto intensa di una quindicina di movimenti con un passo a metà molto aleatorio, difficile a centrare un monodito abbastanza al volo con i piedi brutti. E appena dopo che l'ho chiodato, i giorni dopo sono caduto a questo movimento qualche volta e poi da lì ripartendo rifacevo tutta la seconda parte che ho chiodato e poi la parte di Lola, quindi mi sentivo molto vicino alla salita. Poi purtroppo mi sono un po' aperto un dito, altre cose, e quindi l'ho lasciata per un paio di settimane e adesso con la pelle perfetta e buone condizioni l'ho già al primo giorno di prove, al terzo giro l'ho salita e niente, sono molto soddisfatto del lavoro e sono contento perché diciamo ho aggiunto la mia firma anche qua con una via che non è al 100% mia perché ho chiodato solo una partenza diretta, però penso che adesso la via diventa una delle più belle sul grado qua a Siurana.
Gabri sicuramente l'arrampicatore, uno degli arrampicatori che io conosco più talentuosi, infatti con sicuramente non tantissima dedizione come molti altri arrampicatori professionisti, riesce a fare tiri vie durissime, oltre a scalare in modo perfetto, proprio preciso, è proprio bello condividere comunque con semplicità i tiri e trascorrere le giornate in falesia con lui. No, non è mai pintato. È morto, secondo me. Ormai 6-7 anni, quindi lo posso considerare come uno dei miei migliori amici e ci siamo sempre trovati molto bene. E come persona posso dire che, vabbè, penso sia un ragazzo super intelligente e sempre alla mano, disponibile per fare belle cose con amici e come arrampicatore è super forte, è una macchina d'allenamento. E penso che nell'ultimo anno abbia fatto un super salto di qualità grazie alle sue doti, il suo talento chiaramente, e poi grazie all'allenamento. È uno molto costante, motivato ad allenarsi e comunque vuole raggiungere i suoi scopi e per questo ha fatto questo grande salto di qualità e penso che adesso come adesso sia dai tre scalatori più forti d'Italia e sul suo stile, diciamo, quindi grande resistenza, vie con sezioni intense, magari anche lunghe, così penso sia il più forte che c'è qua in Italia. E niente, qua ha fatto vedere proprio le sue, con questo viaggio, le sue qualità arrampicatore, salendo vie difficilissime in pochissimi tentativi, addirittura in un tentativo solo. E spero di continuare a fare delle esperienze così ancora con lui. Mi sono trovato benissimo e siamo una bella squadra. Oggi è il 25 dicembre, una giornata di riposo, buon Natale a tutti. Sono 17 giorni che siamo partiti da casa, siamo a Sulana e sto lavando i piatti. Sto lavando i piatti, non ho fatto un buon lavoro, infatti sono tutti insaponati e unti, ma non ci fermeremo a questo. Che dire, Gabri è vicino a fare il suo progetto. Jungle Speed Maria la bionda. Era stato tampinato tutta la sera da questa biondona satanata, ma lui ha desistito. Che botte. Io arnanco, faccio solo resting day, tanti rest. Ho cominciato a provare stato critico, una bella legna e mi gusta la foglia, ma sicuramente questi schermi faremo degli ottimi tentativi.
È cruda. No, no, sta cruda. No, non è cruda. Sicura? Sicura? Lo posso prendere il scopetto? Fai così, aspetta, aspetta. Quello chi? Apri. Miam. Com'è? No? No, dai, però. Buona, buona. Buona? Chito? Chito, chito. Butacchi. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar participando disso aqui, tudo, né? De estar podendo ver o pessoal da Itália escalando, o Gabi e o Silvio. É uma oportunidade incrível poder presenciar isso, as escaladas que eles estão fazendo. E incrível, não tem valor isso. E foi muito especial também, porque os caras são muito sinistros, eles escalam muito bem, são muito eficientes. O Gabi e o Silvio estão fazendo todas as vias muito rápido, são 2, 4, 5 pegs. E vão passando, por onde eles vão passando, eles vão encadenando tudo. E isso você não vê toda hora, sabe? E ao mesmo momento que eles são sérios assim, são dedicados, eles são super extrovertidos, estão sempre zoando, estão sempre brincando. E é muito legal tá vendo isso, tá participando disso, sabe? Uma experiência incrível, não tem preço isso. E é isso, eles vão passando e vão fazendo. Pim pam. Pim pam pum, bocadilho de atum. E venga. Yeah, I just met Silvio for the first time the other day here, and I knew he had been climbing really well, so it was cool to catch up with him and meet him. And yeah, man, he's cool. He's real tall, real skinny and like light. When he climbs, he's real light.
And you could tell he's really light because he's just grabbing like the worst holds all the time and like he's just comfortable with it. I don't get it, man. Some people are just good with that. But man, he's just driven. He's hungry right now. You can tell he's hungry for hard roots. And like, it kind of reminds me when I was younger and I was just like, ah, I just want to climb everything and all the hard shit. And Silvio's kind of on that track, man. He's psyched. He's hungry. It's cool to see that. Kind of refreshing. Has gone away. Era della Coma, bellissimo settore strapiombante, e qua ci troviamo proprio, mi trovo sotto proprio a Ravella, un tiro che sto provando da circa 4 giorni e da subito mi è sembrata abbastanza fattibile e da subito ho iniziato dei buoni tentativi. Adesso purtroppo è arrivato un po' il freddo e che sta un po' mettendo i bastoni fra le ruote nel tentare questa via. Speriamo dopo che si abbassi un po' il vento, il freddo, così da riuscire a fare un giro con le mani calde. Speriamo che sia la volta buona. Diciamo all'inizio, i primi giri ho avuto abbastanza problemi perché comunque la via era, cioè non era più stata salita da penso da un bel po' di tempo, poi magari con le piogge così e le canne si erano completamente pulite e quindi non c'erano tracce di magnesio. Subito, diciamo dopo pochi tentativi, quindi 5-6 tentativi, ho iniziato a fare dei giri buoni. E passando la prima parte arrivando alla decontrazione. La decontrazione più o meno è a due terzi della via e dove praticamente la canna fa una specie di avvallamento e si appoggia un pelino e con un gancio di punta a destra in una posizione abbastanza scomoda riesci a tenere due piattine e da lì cercare di decontrare un attimo.
però sempre con i piedi abbastanza spalmati. E dopo questa decontrazione c'è una sequenza difficile, sempre di compressione a schiaffi, e poi diciamo che la canna diventa talmente larga che non si può più abbracciare, e per fortuna ci sono c'è un verticale e dei piatti a destra che permettono di salire facendo un ultimo blocco difficile. Temere il peggio fino all'ultimo, ma è riuscito a essere più rapido della ghisa, più furbo della volpe, più furbo al mondo. L'unico è il Red One. No, sono contento. Non pensavo, non ci speravo più.